Allora, buongiorno e grazie per essere venuti, soprattutto alla stampa. Era necessario, doverosissimo, questa conferenza stampa, dalla quale emergeranno delle cose, degli aspetti molto importanti che serviranno a voi per affrontare in maniera molto più completa la questione, evitando di fare questa cattiva informazione che è stata fatta negli ultimi pochi giorni della scorsa settimana, anche stamattina, insomma, un po' di informazioni parziali, perché sono informazioni prese, estrapolate da una sentenza in maniera decontestualizzata, cioè non è possibile in una sentenza difficilissima di 100 pagine estrarre delle parti e poi ergerle a verità assoluta, soprattutto poi definire come spessissimo sto leggendo dai giornali, soprattutto dal Sannio, leggere che la vicenda mette la parola fine, il TAR non mette la parola fine, mette la parola inizio per le cose che vi dirò stamattina. Chiaramente avremmo potuto fare questa conferenza stampa già molto tempo fa, perché la vicenda è vecchia, come ben sapete, ma non l'abbiamo fatta, non abbiamo ritenuto mai doverla fare, perché eravamo talmente sereni sui fatti e sulle circostanze che vi sottolineerò, che con grande serenità aspettavamo l'esito del vario percorso giurisdizionale, quindi tutte le espressioni non solo del giudice di prima istanza ma anche del giudice di secondo grado del Consiglio di Stato. In maniera forse inaspettata anche per loro, il Comune hanno avuto questa decisione favorevole del TAR, per cui hanno reso eclatante la notizia, e questo ci obbliga a dover dire la nostra e informare gli organi di Stato. Abbiamo criticato anche lo spirito con il quale il Sindaco ha espresso le sue considerazioni e ha rappresentato il suo spirito, lo spirito con il quale il Comune affronterebbe oggi la vicenda che ci riguarda. Lo abbiamo criticato perché, come capirete dalle cose che vi farò vedere, è uno spirito assolutamente in contrasto con gli atti che sono stati attuati dal Comune di Montesarchio. Quindi quando rappresenta di non voler assumere una posizione aggressiva o di creare competizione politica o di scendere sul livello personale, in effetti fa nei fatti tutt'altro, cioè un comportamento che può interpretarsi in tutt'altro modo. Come dicevo, la sentenza tira fuori dei punti, cioè l'articolo tira fuori dei punti della sentenza e ne fa una estrapolazione del tutto decontestualizzata. Ma veniamo un po' per ordine, mi è stato molto difficile sintetizzarlo e vi dirò poi che documento vi daremo in sintesi. Vi daremo un documento che cerca di racchiudere in solo quattro paginette, ben graficamente ben messe, tutta la vicenda, che è una vicenda lunghissima, complessa, con profili di diritto molto da interpretare, e che viene corredata, il documento vi daremo anche in un CD, viene corredata di tutti i documenti, proprio in PDF, tutti i documenti che man mano io nel rappresentare tutta la questione vi evidenzierò. Partiamo dal nocciolo, dai fabbricati che sono oggetto di contestazione. E quindi vediamo già subito, volendo evitare di fare dei sopralluoghi sul posto, abbiamo fatto delle foto direttamente visibili. Allora, la prima contestazione, il primo fabbricato di contestazione è quello dove siamo noi. Noi siamo entrati di qua, siamo in questa parte qui, e questa palazzina che è adibita a laboratorio e centro ricerche. Ci sono i laboratori, ci sono gli alloggi per i ragazzi stagisti con i quali noi ci convenzioniamo, noi abbiamo convenzioni con 14 università in Italia, facciamo ricerca, e quindi questi locali al di sopra del piano del primo livello, del livello dove siamo noi, sono destinati al nostro centro di eccellenza, quello che consente a questa azienda di sviluppare innovatività. Come vedete, questo fabbricato è più alto
questo è il limite di 10 metri, è il limite che impone la norma urbanistica, la norma paesaggistica, il limite dei 10 metri. Questo è il capannone che a fianco, ma prosegue anche dietro questo fabbricato, il capannone che come vedete è più basso dei 10 metri. La contestazione, quindi la prima contestazione che viene su questo fabbricato. Forse vediamo anche l'altro, così poi ci sono le foto della, più chiare sulla contestazione. Foto 2, l'altro fabbricato in contestazione sono questi gli unici, è quest'ala di questo fabbricato industriale che è proprio di fronte a noi, quest'ala, vedete, questo pezzo qua, per la sua estensione dietro. Cosa ci contesta il comune? Ci contesta questa maggiore altezza rispetto ai 10 metri. E come viene fuori questa differenza, questa difformità che viene definita dal legislatore difformità parziale, in quanto non c'è alcun aumento di superficie né di volume. I piani autorizzati erano questi, cioè 3, piano terra e 2 livelli, e quelli sono stati realizzati. Le superfici, quindi. I volumi sono quelli assentiti, perché come vedete questo capannone è più basso rispetto ai 10 metri, questo capannone quindi era stato autorizzato per 10 metri, quindi ha tutto questo volume in più per tutta la sua estensione, e questo fabbricato è venuto più alto semplicemente perché i solai intermedi, qui in mezzo, i solai intermedi, sono più spessi di quelli che erano stati individuati nell'atto di progettazione. Quindi non è un volume che noi stiamo utilizzando in più, è un volume tecnico. È uno spessore in più in mezzo qui che ha determinato uno sforamento dell'altezza ai 10 metri. È questa una delle classiche, diciamo, difformità parziali, perché non essendoci incremento plano volumetrico, dice la norma, quindi né di volume né di superficie, è una difformità fiscalizzabile, cioè si paga un onere, si paga una differenza in termini di oneri concessori e viene rilasciata la concessione. L'altro fabbricato è quell'ala che vi ho fatto vedere. Vi voglio far vedere questa cosa. La norma che il comune invoca a gran voce è una violazione di tipo paesaggistico, cioè questa differenza che vi ho fatto vedere avrebbe infranto la norma paesaggistica, ma creerebbe una deturpazione del paesaggio. Prima cosa che lascio un po' perplessi, perché noi siamo comunque in zona VIP, ma guardate bene questa cosa. Questo fabbricato che non è nostro sovrasta per un fatto di livellamento del terreno, perché questo c'è, cioè, il declivio del terreno, sovrasta addirittura il nostro fabbricato. Se fai vedere anche un'altra, questo è il capannone che è più basso, questo è il fabbricato che è oggetto di contestazione. Vedete, questo è il fabbricato che non è il nostro, sovrasta di gran lunga questo. Quindi se dovesse esserci anche un ragionamento per assurdo che questo capannone sta in qualche modo occultando, oscurando una parte paesaggistica del nostro territorio, non avrebbe nessun senso, perché tolto questo rimarrebbe come impatto questo qua, che invece è stato regolarmente assentito. C'è un'altra foto che... Sì, questo lo fa vedere proprio da vicino. Ecco, guardate, questo qui è un fabbricato più alto. Quindi già questo, io voglio andare al nocciolo, alla sostanza delle cose, perché è regolare, quello è regolare. Questo è regolare. Questo non è regolare. Nessuna... No, è regolare. Andando nella sostanza, perché poi ci dovremmo sempre chiedere se sono le leggi a servizio degli uomini o gli uomini a servizio delle leggi, no? Questa è la domanda che uno si pone ogni volta che impatta con qualcosa che non ha senso. Qui la norma deve tutelare il paesaggio, però la norma consente anche di valutare nelle fattispecie se il paesaggio effettivamente è compromesso. Stiamo sempre in area industriale. Vediamo l'altro fabbricato, l'altra contestazione. L'altra contestazione è quella proprio più grave in assoluto. Questo fabbricato che è stato realizzato, se vediamo, vedete questo? Questo è il famoso corso d'acqua, fiume, questo famoso fiume che loro definiscono fiume, questo è nient'altro che sin da quando è nato, cioè da secoli, ha avuto la funzione di fosso vernice, cioè di fosso, di scolo delle acque dei terreni che venivano coltivati. Questo è l'incisione
che, attenzione, non è tutelata da una norma idro geologica, cioè non ci sono normative che tutelano l'aspetto dello straripamento del corso d'acqua, no, non c'è una norma su questo. La tutela è solo paesaggistica, cioè la norma dice che questa incisione deve essere tutelata dal punto di vista ambientale, per un valore ambientale. Guardate che cos'è. Questo è uno scolo degli acqua. Non ha una sorgente. No, no, assolutamente, nessuna sorgente. Questo è secco, completamente secco d'estate. No, qui è un'altra attestazione avvenuta sempre nel 2003, sempre del Genio Civile, che un'altra volta dice non evidenziano allo Stato attività sull'alveo del torrente Parola, cioè le hanno chiamate due volte a venire. Dice ma vai a vedere che c'è qualcosa che stanno facendo, non stiamo facendo niente. Sono venuti e hanno attestato. Ricorsi anonimi, perché noi siamo abbastanza adusi a ricevere ricorsi anonimi. Chiudiamo questa. Chiudiamo questa. E invece vi volevo far vedere l'altra cosa che pure in maniera impropria viene ribadito e che sembra essere ci criminalizza, quello che noi avremmo coperto una strada demaniale. Documento 3, sì, documento 3. 3, questi sono tutti i documenti che vi lasciamo in copia, ve li potete vedere tranquillamente con CD. Ecco qua, questa è la, vedete, la strada che dice che noi abbiamo coperto. Sarebbe oggetto di sdemanializzazione da parte nostra, da parte del comune, strada vicinale Paglioroni, 1 aprile 2003, il comune di Montesacco l'ha sdemanializzata. Se vai giù c'è proprio l'istanza nostra, considerato il dottore in qualità di legale rappresentante ha chiesto la sdemanializzazione e poi c'è il provvedimento successivo che è l'acquisizione, il contratto di acquisto. Quindi quella strada che anche nell'articolo si ribadisce è stata coperta, l'abbiamo regolarmente acquistata dal comune di Montesacco. Quindi è una strada che stava in mezzo a due capannoni, un relitto stradale. Chiudiamo invece questo e vediamo qual è stato il comportamento del comune, così arriviamo anche alle cose che mi veniva chiesto. E quindi alla questione di questo atteggiamento così sereno del sindaco, che è stato sempre vicino a noi, ha cercato di aiutarci, ha cercato di fare tutte le cose che poteva fare. Come si è atteggiato il comune rispetto a queste richieste? Si è atteggiato con il silenzio, questa è la cosa più grave che bisogna dire in maniera a lettere cubitate. Il comune di Montesarchio risponde all'istanza del cittadino con il silenzio. Attenzione, non un silenzio che possa intendersi provvedimentale, cioè a sostituzione di un provvedimento, perché un silenzio provvedimentale richiede un'istruttoria. Il comune di Montesarchio non ha mai fatto una istruttoria. Cioè non ha mai aperto le nostre carte e detto se la puoi avere o non la puoi avere, non le ha proprio esaminate i documenti. Ovviamente noi abbiamo sollecitato fino all'estremo. Che cosa succede in Regione Campania? Guardate, in Regione Campania vi dico solo questo concetto. La riforma costituzionale che ha previsto la ripartizione di competenze per materia tra lo Stato e le regioni, all'articolo 117 dice il governo del territorio è materia concorrente, cioè lo Stato detta i principi fondamentali, la regione fa le norme di dettaglio. In Regione Campania il legislatore regionale ha fatto la norma di dettaglio ed è questa, la legge 19-2001, la quale all'articolo 4, se scende su questo è soltanto semplicemente questa, ve la lascio, è sempre tutto l'articolo 4, ecco qua. Interventi sostitutivi, lo dice proprio, quando un ente non vi rilascia l'autorizzazione, voi avete da applicare, da attuare i poteri sostitutivi, cioè ricorrere ad una diffida da fare al comune. Se il comune non risponde, andate ad un'amministrazione superiore, quella provinciale, e chiedete al presidente della giunta provinciale di nominare un commissario ad acta, perché sia il commissario ad acta che va a fare l'istruttoria per conto del comune inadempiente. Quindi questa legge esprime un principio sacrosanto in Regione Campania, che esiste il silenzio inadempimento, cioè l'amministrazione è sempre tenuta a dare una risposta, se non lo fa è inadempiente. E se inadempiente si ricorre a questa legge perché ci sia un commissariamento ad acta. Il comune di Montesarchio adotta tutt'altra norma, una norma che è in contrasto con questa, è antinomica rispetto a questa legge, ed è il DPR, il testo unico dell'edilizia, il quale ha una parte che è una norma di dettaglio,
che non potrebbe fare perché la norma di dettaglio per norma costituzionale la può fare solo la regione, ma il testo unico dell'ambiente, il testo unico edilizia è anteriore alla riforma del titolo 15, quindi esiste nel diritto amministrativo la clausola di cedevolezza, cioè deve cedere il potere alla regione, lo Stato non può sostituirsi alla regione, se c'è una norma in contrasto cede il suo diritto perché è della regione. Il Comune di Montesarchio ha applicato questa norma del 380 del testo unico dell'edilizia, che dice invece che si applica un silenzio rigetto, un silenzio rifiuto. In contrasto, badate bene, con i principi fondamentali che ha dettato lo Stato, perché lo Stato nella 241-90 dice l'amministrazione è tenuta a dare risposta al richiedente, quindi quello è il principio fondamentale. La legge regionale è coerente con il principio fondamentale perché dice tu amministrazione devi dare una risposta, il Comune di Montesarchio si va a prendere ovviamente la norma antinomica rispetto a questa e applica il 380, il terzo numero delle edilizie. E quindi sulla base di questo silenzio rifiuto che secondo loro si sarebbe perfezionato, sono andati avanti. È chiaro che da parte nostra, e questa è la lacuna che forse abbiamo avuto in tutto questo, che fiduciosi rispetto ai fatti, e fiduciosi rispetto alle norme che sono proprio incontrovertibili, non abbiamo curato l'impugnativa dei loro atti fino a quando non hanno fatto l'acquisizione del patrimonio comunale. E qui siamo stati soccombenti al TAR. Adesso veniamo poi agli accenni perché il TAR decide in un certo modo. Però voglio seguire l'ordine. E quindi, documento 6, documento 7. La regione non torna una sola volta su questa norma, ma addirittura torna due volte, quando fa anche la norma, la 16-2004, molto famosa perché è la norma che dispone sui PUC, su come si fanno i PUC, su come si fanno i piani regionali, ed è la legge regionale, norme sul governo del territorio, guardate, è proprio la norma sul governo del territorio, questa è quella che la regione Campania ancora una volta disciplina in esecuzione del dovere costituzionale, del dettato costituzionale. Questa qua, all'articolo 43, scendi, e l'altra pagina, ancora, l'articolo 43 di questa qua dice accertamenti di conformità delle opere edilizie abusive. Il Comune di Montesarchio, se leggete la sentenza del TAR, dice che noi non potevamo utilizzare questa norma perché le nostre concessioni erano in sanatoria, ma in dispregio di questa norma, non la propria prende in considerazione il TAR. Ovviamente noi quando parliamo di giudice del TAR non è che parliamo della verità incarnata, non a caso nella nostra giurisdizione ci sono due livelli di valutazione e non a caso il Consiglio di Stato è giudice di merito anche, non solo di legittimità, quindi viene tutto riesaminato da capo. Ignora completamente questa norma che richiama, vedete, scendi dalla pagina successiva, vedete, richiama, guardate, in caso di protratta inerzia del comune, il presidente del Consiglio regionale richiede l'intervento sostitutivo, parla un'altra volta della sostituzione, della provincia, da espletarsi con le modalità della legge 19.201 articolo 4, quello che prima vi ho detto, proprio di una chiarezza estrema. Chiudiamo questi documenti. Che cosa fa il comune? Il comune, infischiandosi di tutto questo, senza fare istruttore, senza applicando il senso rigetto, fa il provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale degli immobili, perché il testo unico ambientale, scusate, dell'edilizia, che loro hanno voluto applicare come sanzione per gli abusivisti, perché è chiaro, lo Stato ci è andato con la mannaia, per gli abusivisti dice se non demoliscono tu amministrazione lo devi acquisire, quindi loro in una cornice che può sicuramente considerarsi abuso di diritto, perseverando in questa loro posizione, dice vabbè, ma noi possiamo fare l'acquisizione, e fanno l'acquisizione al patrimonio comunale di questa palazzina, del cavannone dietro, di tutta l'ala di fronte, del terreno circostante, cioè un valore di 5 milioni di euro, 5 milioni di euro acquisiti, confiscati a noi che stavamo andando avanti su un procedimento che ovviamente confortato da queste norme, ci vedeva nell'attesa di avere un provvedimento, di avere quantomeno un'istruttoria. Ma noi abbiamo seguito la nostra strada e quindi abbiamo detto se loro seguono la loro, noi seguiamo la nostra. La nostra strada era la legge regionale, la quale diceva rivolgetevi, fate una diffida al comune. Il comune, se non vi risponde, rivolgetevi all'amministrazione provinciale. Noi abbiamo fatto le diffide al comune
E addirittura il comune non si è degnato nemmeno di rispondere alla nostra diffida. Avrebbe potuto dire: guarda, io non applico la tua legge, applico la mia. Non le ha fatte, non ci ha proprio risposto. È chiaro che, maturato il silenzio per 15 giorni, noi abbiamo fatto la richiesta al presidente della giunta provinciale. Il presidente Cimitile, che è stato molto sensibile rispetto a questa cosa, che si è reso conto di una cosa, di una assurda, di un'assurdità, acquisizioni in un suolo industriale, di, come se fosse un'opera di una villa sulla riviera, sulla costiera, e quindi trattate allo stesso modo, si è subito attivato e ha nominato un commissario ad acta, non uno qualunque, ma il capo ufficio tecnico del comune di Paupisi, che è un esperto di urbanistica, un ingegnere Luigi Fusco. L'ingegnere Luigi Fusco fa la sua istruttoria, viene innanzitutto un po' osteggiato, ovviamente, perché il comune si è sentito defraudato dei suoi poteri, va al comune, si fa dare tutti gli atti, esamina gli atti e scopre una cosa eclatante, importantissima, che il corso d'acqua non si chiamava Torrente Badia, ma da vecchie cartografie dell'IGM, che è l'unico dell'Istituto Geografico Militare, che è l'unico abilitato a identificare i corsi d'acqua, perché il catasto non ha alcun valore probatorio, lo definisce Fosso Arriello. Va a leggere nell'elenco delle acque pubbliche e non trova il Fosso Arriello, o meglio, lo trova per una parte che si interrompe praticamente di iscrizione, si interrompe molto al di là, quasi ai confini di Montesarchio. Va quindi in Regione Campania e dice: ma guardate che questa cosa è eclatante, me la verificate? L'ufficio urbanistica della Regione Campania, non noi, l'ufficio urbanistica, vediamo quale documento è, ve lo faccio vedere. Corso d'acqua denominato Fosso Arriello, dice la Regione Campania, a firma del dirigente del settore urbanistica, che il Fosso Arriello ricade nel foglio catastale 33 del suddetto comune, il foglio catastale nostro. Chiude dicendo: il tratto vincolato non rientra in quello ricadente all'interno del foglio 33 del comune di Montesarchi, identificando qual è il tratto in cui è previsto il tratto che ricade nell'elenco delle acque pubbliche. Quindi questo documento, con questo documento si dimostra, firma ovviamente del dirigente, che il tratto che limitrofo alle nostre costruzioni, ma anche quello più giù, perché è un lungo tratto, non è iscritto nelle acque pubbliche, trattasi di fosso, non è oggetto di tutela, lo dice la regione, non lo diciamo noi. Il commissario, quindi, evidenziata questa cosa, preso questo documento, ritorna al comune e dice: ma che state combinando? Voi state applicando un vincolo di distanza da un corso d'acqua che la regione vi dice che non è tutelato, perché lo tutelate? Lì ovviamente vanno nel padrone, perché per anni hanno fatto sempre questo e quindi non sanno cosa rispondere, abbozzano una risposta dicendo: ma no, ma noi leggiamo dal catastale, sapendo bene che il catastale non ha alcun valore. A questo punto il commissario Lacchia dice: io proseguo il mio lavoro e faccio gli accertamenti per verificare, visto che non avete mai fatto l'istruttoria, adesso la faccio io l'istruttoria, datemi tutti i documenti, faccio l'istruttoria sia urbanistica sia paesaggistica. Quindi il commissario fa le istruttorie e verifica che questi fabbricati sono conformi alle norme urbanistiche e paesaggistiche. Non lo dico io, ma vi abbiamo dato i documenti, stanno qua in provvedimenti del commissario, vi sono i tre provvedimenti del commissario dove potrete leggere questa cosa. Il commissario chiude e dice: questi fabbricati, meravigliato, strameravigliato, dice: ma come è possibile, ma mai nessuno ha fatto un'istruttoria, questi fabbricati sono conformi allo strumento, quindi la sanatoria può essere rilasciata, rilasciategliela. E allora dice il commissario, come conclude, dice: io non ho il potere, perché voi vi avete acquisito a patrimonio il fabbricato, quindi io non ho il potere di annullare il vostro atto, e invita il comune, sulla base della sua istruttoria, a procedere in autotutela annullando tutti gli atti e rilasciando le concessioni. È una cosa che è più logica che poteva fare il commissario, e questo è l'esito del commissario. Così chiude il commissario. Quale sarebbe stato a questo punto il comportamento di un'amministrazione che vuole effettivamente tutelare una realtà sul territorio, che interessava un buon andamento della propria amministrazione? Quella di dire: vabbè, allora a questo punto riguardiamo le cose, perché qua ci stiamo sbagliando alla grande. No!
Il comune di Montesacchio, il sindaco con la giunta dà incarico all'avvocato per impugnare il provvedimento di nomina del commissario, perché il suo interesse è quello di delegittimare il contenuto dell'accertamento del commissario, far cadere l'accertamento del commissario. Questo è l'atteggiamento che c'è stato nel comune di Montesacchio rispetto a un dato di fatto incontrovertibile, e attenzione, dato che il TAR non ha potuto prendere in considerazione, perché essendosi espresso, come vi dirò dopo, sulla nomina commissariale, non ha potuto prendere in considerazione il contenuto del commissario, cioè si è fermato prima, perché il giudice amministrativo, il giudice degli atti, arriva a fatto quando ha accertato che quell'atto può essere esaminato, altrimenti non c'è arrivo. Ecco perché voi non leggete in tutta la sentenza questo quello che vi sto dicendo, non lo leggerete proprio, perché il TAR non ci è arrivato a questo. Non ancora abbiamo avuto la possibilità che qualcuno, anche dal livello giurisdizionale, legga i documenti e dica: ma qui c'è bisogno di qualcuno che l'accerti effettivamente, che questi c'hanno titolo per averlo. Bastava fare una nomina di un CTU, sarebbe bastato quello, la nomina di un CTU che riportava al giudice e diceva: guarda che quello lo possono avere. Quindi questo è il comportamento del comune. A quel punto, rispetto ovviamente ai provvedimenti che sono stati gravosissimi di acquisizione al patrimonio, noi abbiamo fatto il ricorso al TAR. E qui incappiamo in una brutta situazione che è molto tipica però della giurisdizione italiana, che al TAR esistono due correnti di pensiero, che per la regione Campania vi sia silenzio, rifiuto e quindi non l'applicazione della legge regionale, e un'altra sezione che dice: no, c'è il silenzio in adempimento, l'amministrazione deve rispondere. E precisamente, documento numero 8, ve lo faccio vedere, documento numero 8, un caso analogo, questo è molto simile al nostro, che abbiamo ovviamente adesso prodotto in Consiglio di Stato, non disatteso completamente, della sezione 4, ovviamente il TAR non prende in considerazione quelle di un'altra sezione, perché persevera nel suo indirizzo, non si prende cura di che cosa dice un'altra sezione. Guardate la sezione 4, che cosa dice? Scendi. C'è evidenziato, puoi scendere, vai, sull'altra parte. Ecco qua. In relazione a quanto esposto, si deve ritenere che sia l'inerzia serbata dall'amministrazione sulla domanda di concessione edilizia, sia l'inerzia serbata sulla domanda di sanatoria. Vedete, il comune e il TAR ha detto: no, si apre la 2001, la legge regionale, solo, evidentemente solo sulle richieste normali, non quelle in sanatoria. Qui invece dice chiaramente: anche sulle sanatorie, si configurano entrambe come forme di inadempimento dell'amministrazione comunale nell'esercizio di un'attività dovuta, a fronte della quale l'ordinamento assicura strumenti di tutela sia di carattere giurisdizionale sia amministrativo, attraverso il ricorso a poteri sostitutivi. Legge regionale 19-2001, guardate come è espressa, proprio è chiarissima questa legge. E questo è l'indirizzo che la sezione 4 continua ad utilizzare. La sezione 8 è di tutt'altro avviso. Ovviamente la Fortuna ci ha accompagnato e siamo andati alla sezione 8, dove la sezione 8 evidentemente, sposando questo principio e non potendo contravvenire a una tesi che ha sempre portato avanti per anni, ha fatto cadere tutto l'impianto nostro, perché tutto si fondava su questa attivazione della legge regionale, tutti i nostri procedimenti, e ha detto: ma tu non hai mai impugnato gli atti del comune, il silenzio rifiuto, tu non l'hai mai impugnato. E certo non l'ho mai impugnato, perché non l'ho mai considerato significativo il silenzio rifiuto, o considero sempre il silenzio di inadempimento. E quindi il TAR risponde in 100 pagine, ogni volta trovate, dice: qui non posso, tu non hai impugnato, quindi non posso decidere, qui non hai impugnato, non posso decidere, e dice ogni volta, arriva su questo punto, perché chiaramente io non ho impugnato gli altri, ha ragione, ma non li ho impugnato per una logica processuale che io ho seguito. Quindi come sarebbe questa la questione? Il Consiglio di Stato, al Consiglio di Stato esiste un'unica espressione su questa vicenda del 2008 che dà ragione a noi, cioè dice: in Regione Campania esiste un'antinomia tra una legge statale e una legge regionale che va risolta, e quindi esiste un silenzio inadempimento, lo dice il Consiglio di Stato in un'unica decisione. È evidente che noi adesso aspettiamo l'esame del merito, sia per tutti i fatti che ci sono stati, e sia per questo principio della giurisdizione amministrativa superiore che ha configurato un silenzio inadempimento. Quindi noi saremmo abusivisti per il TAR sezione 8 e non lo saremmo per il Consiglio di Stato, o non lo saremmo per la sezione 4. Quindi su questo però vi devo dire
una cosa che poi diventa eclatante, perché questo è il giudice amministrativo, il giudice degli atti. È evidente che quando noi ci siamo sentiti in qualche modo, e nel nostro sentimento, perseguitati dal Comune di Montesarchio, noi abbiamo fatto un esposto articolato alla Procura della Repubblica. E qui vi devo subito dire che il sindaco, qual è stato l'atteggiamento del sindaco in tutta questa vicenda? Che come non mai il sindaco di Montesarchio, e come mai esistito, manco nella storia dei comuni d'Italia, il comune di Montesarchio, il sindaco di Montesarchio, fa ben 5 direttive ai funzionari, indicando loro, obbligandoli ad adempiere e a proseguire fino all'acquisizione al patrimonio comunale, perché dice altrimenti li denuncia alla Corte dei Conti e alla Procura della Repubblica. Attenzione, i funzionari hanno un decreto sindacale che dice, nelle condizioni, che se non adempiono alle direttive sindacali vengono rimossi. Quindi i funzionari comunali sono nella condizione che, non adempiendo alle direttive sindacali, vengono rimossi, perdono l'indennità, perdono il loro ruolo. Il sindaco ha fatto 5 direttive perché evidentemente i funzionari temporeggiavano, dicevano ma io qua rispondo io in prima persona, ma dall'altro lato aveva un sindaco che faceva le direttive, ve le ho messe tutte quante, ve le potete leggere, in direttive del sindaco, 5. Lui sicuro addirittura di andare lui dall'avvocato incaricato, il professore Bamonte, il quale tra l'altro nota molto molto stonata per tutta questa intricatissima vicenda, udienze al TAR, ricorsi infiniti, prende 3.000 euro dal comune di Montesarchio. Chi conosce il professor Bamonte sa benissimo che la cosa è quanto strana, che prende solo 3.000 euro, non di acconto, a titolo definitivo, 3.000 euro. E sicura lui personalmente, ma quando mai un sindaco sicura lui di andare dall'avvocato? Dall'avvocato ci va il funzionario che cura la pratica. No, lui va dall'avvocato, poi torna e fa la direttiva al funzionario, dice guarda sono andato dall'avvocato, mi ha detto questo, fai subito l'acquisizione al patrimonio. Le leggete, tanto sono tutte là, ve le potete leggere per vostra scienza. Le direttive del sindaco. Quindi noi, rispetto a questo atteggiamento, che lo sentiamo effettivamente persecutorio, facciamo un esposto alla Procura della Repubblica. La Procura della Repubblica si guarda tutti questi atti, abbiamo avuto veramente, sentiti serenamente dalla Procura, che con grande serenità sta guardando gli atti. Cosa fa? Intravede subito delle cose che non funzionano e quindi, rispetto ai fatti rappresentati, fa subito un suo provvedimento, guarda i documenti che gli abbiamo presentato e fa un ordine di esibizione dei documenti, già subito dicendo, e questo è il documento numero 9, guardate, Procura della Repubblica fa un provvedimento, decreto di esibizione, chiede subito l'esibizione e iscrive, questo è il registro del generale delle notizie di reato, iscrive come notizia di reato per il 323, per abuso d'ufficio. Quindi dice io qua ci vedo subito già l'abuso d'ufficio, mandatemi tutti i documenti perché devo esaminarli. Questa esibizione è avvenuta credo alla fine dell'estate dell'anno scorso. Il comune ha impiegato un mese e mezzo per dare come temporeggiava da una carta, poi ne da un'altra, poi ne da un'altra. Da lì si è aperta un'articolata indagine, che è tuttora in corso, che si è arricchita per il fatto che voi avrete già letto che il sindaco Izzo ha ricevuto un provvedimento dalla stessa procura con il quale, roba di qualche mese fa, con il quale un provvedimento di chiusura delle indagini per il reato di calunnia nei nostri confronti, perché a detta ovviamente delle indagini, a detta dei fatti identificati dalla procura, si sarebbe reso artefice di un esposto anonimo nei nostri confronti indirizzato a banche, istituzioni, regione, ministero, guardia di finanza, carabinieri, 32 raccomandate, Banca d'Italia, quindi con il preciso scopo di crearci le difficoltà finanziarie per il tracollo di questa azienda, spedisce questi esposti anonimi calunniosi. La procura, allertata ovviamente sugli esposti anonimi, fa una sua indagine e conclude, evidentemente c'è una serie di atti già acquisiti, poi verranno fuori quando ci sarà la discovery di questi atti,
riscontra la falsità di tutto quello che è stato detto nelle calunnie del sindaco e chiude la sua indagine iscrivendolo e preparandosi per il rinvio a giudizio per calunnia, per il reato di calunnia. Quindi immaginate se Antonio Rizzo può scrivere che lui è sereno nei nostri confronti e sta operando per il bene della nostra azienda. Uno che ha detta ovviamente delle indagini che ci saranno, poi non mi voglio pronunciare perché evidentemente ci sono delle indagini, degli accertamenti fatti dalla procura, è evidente che ha cercato di uccidere questa azienda, perché se si tocca il sistema bancario di questa azienda che vive, nasce, continua la sua attività grazie al credito e al merito creditizio, evidentemente significa minarla alla radice. Questo è il tanto per dire che il comportamento, qual è stato il comportamento del sindaco e le indagini che sono in corso. Ovviamente le vicende, la conseguenza delle vicende sono disastrosissime, i danni sono consistenti e adesso il Consiglio Comunale, fino ad oggi le responsabilità sono in capo ai funzionari che hanno fatto gli atti, al sindaco che ha fatto le direttive, alla segretaria comunale che ha spalleggiato le direttive e ai componenti di giunta che hanno avallato il comportamento del sindaco. Adesso si appresta il Consiglio Comunale a prendersi una bella rogna, perché il Consiglio Comunale andrà a partecipare a questo procedimento, e se dovesse verificarsi che il Consiglio Comunale appoggia l'ipotesi dell'amministrazione, si prende anche il consigliere comunale, si prende una bella fetta di responsabilità nel decidere prima ancora che ci sia il Consiglio di Stato che riesamini nel merito. Io non lo so quale sarà l'atteggiamento del consigliere comunale, però è un atteggiamento da valutare con grande attenzione. Invece tutta questa attività disinformativa che è stata fatta fammi far arrivare le voci che i consiglieri comunali sarebbero addirittura preoccupati di fare qualcosa che non faccia proseguire il procedimento del comune, cioè al contrario, lo leggerebbero al contrario, avrebbero paura di fare qualcosa in attesa di non fare qualcosa in attesa del Consiglio di Stato. Esattamente una questione all'opposto. Noi in questa vicenda abbiamo avuto la solidarietà, oltre degli organi sovracomunali, delle istituzioni sovracomunali, stranamente ci sono arrivate una serie di lettere, di fax, anche di organizzazioni di categoria, di sindaci dei comuni della Puglia, che sapendo bene che quello è il nostro luogo di produzione, ci chiedono: ma venite qua, venite, delocalizzatevi, mettete questi impianti, metteteli qui in Puglia, vi diamo noi i capannoni. È chiaro che chi fa marketing territoriale su queste cose cerca di giocarci. Chi fa il sindaco che fa marketing territoriale si deve prendere queste iniziative, ma il nostro affetto sta qua, il nostro territorio sta qua, quindi la nostra battaglia la porteremo fino alla fine. Qual è la soluzione che noi proponiamo? È evidente che adesso che vi ho detto queste cose, la soluzione, l'unica soluzione che noi possiamo proporre, qual è? È che sempre, in ogni momento, l'amministrazione, facendosi anche conforto di delle istanze che noi abbiamo già prodotto, e in particolare l'istanza numero 10 che noi abbiamo prodotto da diverso tempo, credo dall'anno scorso, abbiamo chiesto in autotutela, con la serenità dovuta ai funzionari, ai consiglieri, ai componenti di giunta, di non attenzione chiedere danni per quello che è successo, nonostante ci siano stati e gravissimi, abbiamo detto: mettiamo una pietra sopra, ecco, noi vogliamo la pacificazione, non il sindaco e né gli altri componenti, noi vogliamo la pacificazione, e diciamo: rinunciamo ai danni che abbiamo subito, mettiamo una pietra sopra, fate in autotutela l'annullamento e procedete a un'istruttoria. Può darsi anche che l'istruttoria la fate, non vi convincete, fate ovviamente un provvedimento negativo, però rimettete la palla al centro in maniera giusta, facendo un'istruttoria dovuta al cittadino. E quindi qui noi chiede a sensi del 21-5-741, rinunciando in caso di accoglimento alla presenza a tutti i danni conseguenziali, abbiamo detto proprio, sottolineato, noi non prenderemo, non vogliamo nessun danno, rimettete la palla al centro e giochiamo lealmente la partita, perché siamo sicuri di vincerla questa partita. E quindi la nostra proposta non può che essere questa. Che cosa potremmo proporre rispetto a tutto questo scenario? Istruttoria mai fatta, inesistenza di vincoli, inesistenza di un'istruttoria che valuti se questo fabbricato impatta o no sul paesaggio, tutte queste cose. E un indirizzo giurisprudenziale confortato dal Consiglio di Stato. Che cosa potremmo chiedere se non dire
Attenzione, voi in qualsiasi momento la pubblica amministrazione può riesaminare i suoi atti. Noi, da parte nostra, l'esame degli atti potrebbe generare dei danni, non li vogliamo. Però questo è il modo serio per affrontare la vicenda, mettere un punto fine a questo veramente e salvaguardare l'occupazione sul territorio e lo sviluppo di questa azienda, che nel frattempo non ha potuto, non c'è stato, non ha potuto realizzarsi, perché è evidente che, imbrigliati da questa situazione, noi siamo con gli immobili fermi, bloccati. Qualsiasi modifica all'immobile noi non lo possiamo fare. E quando c'è stata una richiesta, una qualsiasi richiesta, sono arrivati come i falchi. Noi facemmo una richiesta di revisione del certificato ambientale perché dovevamo mettere un'altra uscita in atmosfera, sono arrivati come i falchi. Il comune ha preso nella conferenza di servizi fatta in detta dalla regione Campania a dire: guardate, qui è tutto abusivo, non vi bloccate, fermate tutto. La regione Campania si è fermata in attesa di conoscere come si chiuderà questa vicenda. Quindi noi siamo immobilizzati da questo punto di vista. Io ho letto in maniera brutta anche un accostamento che ha fatto il giornale Roma ieri, parlando degli abusi in regione Campania, di tutti quelli che fanno abusi gravissimi contro il paesaggio, contro l'ambiente. Siamo stati citati pure noi, guardate, io mi sono proprio rammaricato molto, è una cosa bruttissima. Comunque, la vicenda si rompe in un solo momento con Antonio Izzo. Un crescendo di contrasti che non mi vedevano favorevole ad un modo di operare. Quale anno? Parliamo del 2004, di fine 2004 fino al 2005, in cui sono stato revocato, per mia fortuna sono stato revocato. Il contrasto più forte fu nei confronti di quelle decisioni della pubblica amministrazione comunale di investire tutto ciò che era nelle disponibilità dell'ente per il rifacimento di alcune aree del centro storico di Montesarchio, dove in contemporanea le aziende della famiglia del sindaco stavano acquisendo il patrimonio. E io glielo dissi pubblicamente, glielo ho detto sempre il Consiglio Comunale, dovunque, gli ho detto: tu non puoi, in un territorio in cui la tua famiglia sta investendo, far confluire tutte le risorse che il Comune di Montesarchio ha. Anche perché è vero che può essere strategico, ma è strategica anche l'acqua che i cittadini di Montesarchio non hanno nella zona alta. Ci sono interventi molto più urgenti, così come non era indispensabile il rifacimento di alcune piazze. Ci sono dei motivi di forte contrasto. È ovvio che il Comune di Montesarchio può decidere di fare interventi sul centro storico, è ovvio, ed è anche legittimo che un cittadino possa, con la sua famiglia, gli stesso possa fare gli investimenti nel centro storico. Non lo ritengo però opportuno in quel caso, non legittimo ma non opportuno. Quando si è configurato questo contrasto non ci ho capito più niente, ho capito soltanto che io facevo assessore al bilancio e lui predisponeva tutti gli atti per proseguire in questi finanziamenti, in questa parte di finanziamento destinata a queste opere. È chiaro che io ho una dignità anche professionale, non posso fare l'assessore al bilancio e il sindaco mi prepara gli atti che io non condivido, e quindi è evidente che il contrasto è stato forte. Evidentemente ho toccato qualche tasto dolente, di fatto sono stato revocato. Da quel momento in poi il contrasto è diventato personale e io mi dispiaccio di questa cosa, perché sono diventato il bersaglio che, muovendomi, entrando in questa azienda, ho fatto diventare anche questa azienda bersaglio nei miei confronti, perché si sono concentrati, bersaglio politico e bersaglio amministrativo.